Mister Rosso, dopo il pareggio della sua Albese qui a Dronero, ne parlavamo fuori onda, un buon punto, no? Per l'Albese sul campo della capolista e soprattutto con una prestazione comunque di ottimo livello. Sì, direi che il punto è meritato, la squadra ha avuto un buon atteggiamento fin dai primi minuti. E avevo chiesto di non avere paura, di fare una partita coraggiosa, anche se i punti da noi e gli obiettivi sono completamente diversi. La squadra direi che si è espressa molto bene. È apprezzabile il fatto che siamo stati bravi nel ripartire su tutte le volte e creare parecchie anche occasioni in fase offensiva. Questa, ho visto una squadra vera lottare fino all'ultimo secondo, e questo in prospettiva è una bella cosa. Ecco, adesso che cammino vi aspetto da qui alla fine, perché c'è questa lotta lì in zona play-out, che è una lotta veramente difficile. Oggi ci sono stati dei risultati comunque importanti col Pinerolo che ha perso con l'Alpignano, eccetera, quindi insomma il cammino resta in salita, però questo è un buon punto, no? Insomma, un buon punto di partenza per questo finale di campionato. Sì, direi che la giornata è stata positiva per noi, però al di là dell'aspetto dei punti, oggi si vede veramente la giornata ha dimostrato che fare dei calcoli prima è imprevedibile, sì. Perché il Pinerolo che perde in casa, la Denso che va a vincere a Cherasco, noi abbiamo tre partite, di cui due in casa, e dobbiamo cercare di fare più punti possibile. È logico che per salvarsi bisogna mantenere questa condizione mentale e fisica, non bisogna mai mollare nulla. Noi siamo una squadra che dal momento in cui molliamo un centimetro andiamo in difficoltà, perciò l'atteggiamento, la voglia, la determinazione penso che in questo finale di campionato facciano la differenza. E mai dare scontato prima, fare delle considerazioni su delle partite che sembrano facili e poi alla fine riservano sempre delle difficoltà.